Allora invito adesso sul palco Michele Santamaria dell'associazione Stop al Razzismo. Se c'è, si faccia vedere da qualche parte. Eccolo che arriva. Lo accogliamo con un grosso applauso. Con lui proveremo appunto a discutere un po' di un tema che certamente riguarda anche la pace e World of Peace Festival, l'occasione anche per discutere di razzismo, ma più che altro di guardare forse positivamente alle opportunità che ci sono nella integrazione, nella possibilità invece di superare, diciamo, ogni forma di alienazione, ogni forma di xenofobia che certamente non ci aiuta. Ma Michele Santamaria adesso si presenta da sé. Bene, ti ringrazio e ringrazio gli organizzatori di questo evento per l'invito che ci è stato fatto. Io vi prendo solo alcuni minuti, anche se appunto, come non so come ti chiami, Salvatore, Salvatore anticipava dicendo forse c'è bisogno un po' di discutere un po' di più. Però veramente alcuni minuti per lasciare poi il tempo al proseguimento di questa iniziativa, perché l'evento riguarda la pace, quindi contro la guerra, quindi contro l'inimicizia, contro l'odio. Beh, io faccio parte di un coordinamento nazionale Stop Razzismo che nasce il 4 ottobre dell'anno scorso con una manifestazione nazionale a Roma, tra l'altro da Villa Ricca è partito un pullman anche, che si è congiunto appunto poi con altre decine di pullman che sono partite da Napoli e dintorni, una manifestazione di circa 20.000 persone con molti immigrati e immigrate, molti antirazzisti. E oggi io sono qui per dirvi che questo coordinamento che è nato dopo il 4 ottobre è promotore ancora di una manifestazione nazionale il 10 ottobre a Roma prossimo, spero che molti di voi potranno partecipare, e ne approfitto per fare due considerazioni, perché i motivi per scendere in piazza ma anche per sviluppare un impegno antirazzista stanno crescendo. Ora, in queste ultime ore, in questi giorni, in Parlamento è stato approvato quello che hanno chiamato un pacchetto sicurezza. La manifestazione è anche contro questo pacchetto sicurezza, perché questo pacchetto sicurezza è un atto di barbarie, introduce una norma razzista, disumane e anche, come dire, che alimentano l'odio, l'inimicizia, la clandestinità, che significa persone che cercano di raggiungere questo paese, diventa un reato. Noi sappiamo e lo vediamo che persone che cercano di raggiungere questo paese sono motivate dalla tensione a vivere meglio, dalla tensione a migliorare la propria vita, vengono respinti anche con la forza come sta succedendo in Libia. Beh, è bene dire la verità, chi viene respinto nelle mani di un dittatore come Gheddafi significa respingerlo verso la morte. Non è vero che c'è solo un respingimento, è una condanna a morte di decine e decine di persone. Battersi contro ogni razzismo significa battersi anche per la vita, battersi per riconoscersi come parte di una comune umanità, perché questo è quello che si ignora più profondamente e in maniera più importante. La manifestazione del 10 ottobre significa, rispetto al pacchetto sicurezza, il fatto che con questo pacchetto sicurezza vogliono che tutti diventiamo nemici gli uni degli altri. Significa, ad esempio, istituzionalizzare le ronde, che per quanto ci riguarda sono una via di una nascita di bande, di bulli o di pericolosi, di violenti che si possono aggirare in ogni strada, in ogni città, da cui noi pensiamo diventeremo tutti più insicuri. Allora, dire questo significa battersi contro ogni razzismo, per la libertà di ciascuna persona di circolare liberamente, che non significa non fare i conti con la criminalità sia degli immigrati ma anche quella indigena e quella bianca, perché non si tratta di difendere nessuna criminalità, si tratta di difendere la nostra comune umanità. Vi ringrazio stasera per questo spazio che ci avete concesso. Allora ringraziamo ancora Michele Santamaria, Stop al Razzismo.